Footbox. Dialoghi sulla coesione, e questo è il titolo del convegno che si è svolto presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara, un convegno organizzato dall'AICRE Abruzzo per parlare di politica di coesione e di quello che sarà l'Europa del futuro. Carla Rei è il segretario generale AICRE, partiamo un po' da lontano. Che cos'è questo AICRE? L'AICRE è l'Associazione Nazionale dei Comuni e delle Regioni d'Europa. È l'associazione che dal 1952 rappresenta nelle sedi e presso le istituzioni europee i nostri comuni, le nostre province, le comunità montane, le regioni e ad oggi anche le città metropolitane. C'è bisogno di partecipazione nelle sedi europee perché proprio nell'Unione Europea si prendono a volte delle decisioni che poi riguardano direttamente anche i nostri enti locali. Si parla tanto di politiche di coesione, ma perché in tanti non sanno cos'è la politica di coesione? La politica di coesione in realtà è proprio la politica che afferisce le tematiche dei nostri territori, perché quando parliamo di utilizzo di fondi di coesione noi parliamo di mobilità urbana, noi parliamo di energia sostenibile, noi parliamo di formazione dei nostri ragazzi, dei nostri studenti e parliamo di digitalizzazione, innovazione piccole e medie imprese, quindi tutte quelle che sono le tematiche che riguardano la vita dei nostri comuni. A volte purtroppo la comunicazione, la conoscenza dell'utilizzo di questi fondi non è così ampia e quindi iniziative come questa, che sono iniziative europee fatte e organizzate dalla Commissione europea in 7 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, servono proprio per rendere dotti i nostri cittadini di quello che in realtà con questi fondi si può fare nei nostri comuni. Quali sono le maggiori difficoltà proprio nel usare questi fondi? Ma a volte dipende molto dalla capacità dei territori di utilizzare o meno risorse europee. Noi dobbiamo dirci in Italia che qualcosina in più dovremmo imparare ad utilizzare, perché è vero che a volte le procedure possono essere un po' farraginose e difficili, ma molto spesso siamo noi ad essere in ritardo rispetto alla conoscenza e all'utilizzo dei fondi. Ci sono regioni che li utilizzano meglio, regioni un pochino meno brave, ma l'idea è quella che si può sempre recuperare e anzi ci conviene colmare questo gap e provare a imparare ad utilizzarli bene, anche perché sono soldi nostri. E dove si deve andare ad agire per lavorare meglio? AICRE Nazionale ha promosso un master per gli amministratori delle pubbliche amministrazioni, rivolto non solo ai sindaci, agli assessori, ai governatori regionali, ma anche ai loro funzionari, perché è lì che dobbiamo andare ad incidere con la formazione. È un master che accompagna e insegna l'utilizzo di tutti i fondi, non solo quelli di coesione. Quello che è il nostro appello è: non lasciamo l'Europa agli altri, impossessiamoci di quello che è la nostra realtà. E studiamo un pochino, partecipiamo ad esempio a un master e poi utilizziamo meglio i nostri fondi. Anna Teresa Rocchi è il dirigente scolastico del Tito Acerbo qui a Pescara. Qual è l'importanza di questo convegno oggi qui nella sua scuola? Una importanza rilevante perché la nostra scuola utilizza da anni i fondi stanziati dall'Europa nelle politiche di coesione. Noi siamo un istituto tecnico economico per il turismo e costruzioni ambiente e territorio e abbiamo utilizzato i fondi sia a livello regionale, quindi con i POR,
COR, di cui siamo stati destinatari sempre, sia li abbiamo utilizzati nei PON per implementare le infrastrutture, quindi la rete LAN e LAV, per creare dei laboratori, anche laboratori mobili, e delle aule 3.0. Attualmente siamo destinatari di ben 5 PON finanziati con l'ultimo programma e siamo in attesa anche della valutazione di ulteriori nostri progetti, quindi una scuola che utilizza al meglio questi fondi europei. Cosa significa essere beneficiari e essere sempre alla ricerca di questi fondi importanti? Essere beneficiari significa poter potenziare l'offerta formativa di una scuola utilizzando dei fondi che, come sappiamo, non sempre è possibile reperire dal Ministero. Utilizzarli è abbastanza complesso perché ci sono delle procedure complicate, però poi c'è una ricaduta sulla formazione dello studente e anche sulle strutture, infrastrutture scolastiche di notevole rilevanza. I ragazzi come si sono avvicinati a questi progetti? I ragazzi si avvicinano grazie a dei bandi interni che noi facciamo, dove loro trovano dei corsi di formazione di loro interesse e chiedono di poter aderire. In generale però tutti i nostri 1200 studenti, utilizzando la rete internet o entrando nei nostri laboratori finanziati con questi fondi, ogni giorno ne possono usufruire. Giovanni Marcantonio, Enterprise Europe Network dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio. Quanto è importante le politiche di coesione anche per una Camera di Commercio che adesso ha visto la fusione di un grande centro metropolitano come quello di Chieti e Pescara? La politica di coesione è fondamentale perché è uno degli obiettivi, se non l'obiettivo prioritario del sistema delle Camere di Commercio, è quello di assistere le imprese per sviluppare i propri livelli di competitività, per raggiungere livelli sempre più elevati. Il supporto dei fondi strutturali e quindi di conseguenza anche della politica di coesione è fondamentale, irrinunciabile, ecco perché bisogna lavorare per avere sempre più vicini ai fabbisogni delle imprese e sempre perché le imprese possano con maggior facilità raggiungere e fruire di questi fondi. Ecco, lei ha parlato di lavoro, come lavorerà la Camera di Commercio per attingere a questi fondi? La Camera di Commercio continuerà a lavorare secondo le basi che ha strutturato nel corso degli anni in entrambi i meccanismi, in entrambe le istituzioni che si sono fuse, cioè fornendo servizi di informazione, orientamenti e assistenza alle imprese e aiutando le imprese a definire al meglio i fabbisogni. Che difficoltà hanno le imprese a recepire questo messaggio? Le difficoltà sono le difficoltà che caratterizzano le imprese abruzzesi come quelle italiane, così come quelle europee. C'è la necessità di definire in maniera precisa e puntuale quelli che sono i fabbisogni e soprattutto sapere dove poter rivolgersi per soddisfare questi fabbisogni. Il sistema delle Camere di Commercio è a disposizione per questo, anche per accompagnare le imprese in questo percorso. Annalisa Palozzo, consigliere provinciale di Pescara e direttorio delle aree protette della Regione Abruzzo. Oggi questo convegno è importante sulle politiche di coesione. Perché parla di queste politiche di coesione? Oggi affrontiamo il tema delle politiche di coesione e dei fondi europei, dei fondi che sembrano per lo più inarrivabili. Vogliamo dare degli strumenti ai comuni e a tutte le varie associazioni anche per raggiungere e capire come poter usufruire di questi fondi che sono per i territori e noi giustamente dobbiamo poterci attingere e magari richiedere, utilizzare anche questo canale per chiedere all'Europa uno snellimento di tutte le procedure che molto spesso rendono inarrivabili questi fondi. Parliamo oggi di coesione sotto il tema del sociale e dell'ambiente. Abbiamo queste duplici tematiche perché questo ci interessa particolarmente. L'affronteremo con i ragazzi, l'affronteremo con il direttorio delle aree protette di cui faccio parte, che è una struttura
creata per la volontà anche dell'assessore ai parchi e alle riserve della Regione Abruzzo Donato Di Matteo, che ha voluto mettere insieme e creare una rete tra tutte le aree protette d'Abruzzo e i parchi nazionali e il parco regionale del Sirente Velino. Il direttorio si è costituito da pochi mesi e nasce appunto con l'obiettivo di coordinare tutte le iniziative volte a raggiungere una programmazione unitaria e anche una promozione unitaria e quindi molto più forte di quelle che sono le nostre aree protette. Ricordiamo che l'Abruzzo ha circa il 36% di territorio protetto, ma che è un territorio non soltanto un territorio naturale, ma dove l'ambiente incontra anche la vita dell'uomo, quindi l'uomo deve poter vivere nella natura liberamente, ma deve anche poter svilupparsi. Quanto potrebbe essere importante o sarà importante per una regione che vanta tante aree protette attingere a questi fondi? È fondamentale perché diciamocelo, per costruire bisogna anche alimentare e l'alimentazione avviene anche attraverso un'operatività economica, non soltanto lavorativa. Certo, se noi riusciamo ad alimentare anche a livello economico questo settore, sicuramente poi avremo molto ritorno, perché l'Abruzzo è per lo più a molti una regione abbastanza sconosciuta, però molto dalla forte attrattività risulta ancora una regione incontaminata, pura, una regione da scoprire, quindi noi dobbiamo puntare a quel turismo che vede soprattutto protagoniste le aree verdi di cui noi possiamo fortemente vantarci. Antonella Tollis dell'ufficio stampa della Regione Abruzzo, quanto è difficile comunicare poi alle persone queste reperibilità di fondi europei? C'è molto da lavorare perché il linguaggio della Commissione europea è un linguaggio molto burocratico, iperburocratico, però noi abbiamo una fortuna, i mezzi social, ed è quello che noi abbiamo utilizzato perché la piattaforma social ci costringe ad utilizzare non soltanto una tecnicalità diversa ma un linguaggio diverso. Il nostro progetto è hashtag Abruzzo Usa Bene UE, una piattaforma appunto di comunicazione interamente basata sui social che ci ha consentito di raccontare con uno storytelling soggettivo le vicende, i successi di chi è riuscito ad utilizzare i bandi europei. Un'importante comunicazione sui social, soprattutto per far avvicinare anche i ragazzi, sarebbero i giovani, i prossimi uomini del futuro. Assolutamente sì. Infatti diciamo che noi abbiamo dei riscontri attraverso i social e la fascia è appunto una fascia di giovani e d'altra parte questi bandi a loro si rivolgono. Fabio Travallini, il segretario regionale della IGRE Abruzzo, quanto è difficile sia recuperare i fondi ma poi utilizzarli? È molto difficile, ma le difficoltà oggi degli enti locali e delle regioni sono di diversa natura e soprattutto finanziaria. Ecco perché ci dobbiamo rivolgere fondamentalmente all'Europa. È un'iniziativa che facciamo qui in Abruzzo, di cui ringrazio l'ACRE Nazionale per la fiducia. Riusciamo a riportare l'attenzione anche l'Abruzzo sul tema dei fondi, ma soprattutto vogliamo rivendicare insieme ai nostri associati, ma non solo, a tutti gli enti locali della regione, vogliamo rivendicare anche per la nuova programmazione un'attenzione alle piccole realtà dell'Unione Europea, perché ogni territorio ha la stessa dignità se veramente siamo l'Europa unita. Come è strutturata l'AICRE Abruzzo e come sta lavorando in tutta la regione? L'AICRE Abruzzo è ripartita da un paio di anni, alla presidenza c'è il Giuseppe Di Pangrazio, l'attuale presidente del Consiglio regionale, a testimoniare la vicinanza della regione a questo ente. Ci siamo strutturati con un consiglio direttivo che comprende tutti i comuni, sia i comuni capoluogo e quelli di fascia più grande, ma anche i comuni piccoli o piccolissimi, ma soprattutto abbiamo creato una serie di gruppi di lavoro fatti di giovani amministratori che con un controllo
contributo di idee e di progettualità riescono a strutturare le attività sul territorio. Sponsorizziamo anche delle borse di studio per giovani amministratori sull'europrogettazione, diciamo ci rendiamo utili in tutti i modi a supporto delle realtà locali. Ecco, come si fa ad avvicinarsi ai giovani? Oggi lo state facendo bene qui nella scuola Tito Acerbo, ma c'è bisogno ancora di molto lavoro. Noi crediamo che ci sia e ci debba essere ancora di più un rapporto virtuoso tra le scuole e i comuni. Ci stiamo già lavorando già da diverso tempo, siamo firmatari di un protocollo d'intesa anche insieme all'ANCI, che è Abitare i Luoghi, in cui incrociamo le scuole con i comuni e creiamo un movimento, un flusso di studenti nei luoghi che sono luoghi tipici e luoghi della cultura e della storia d'Abruzzo che pochi conoscono, per farli conoscere agli studenti, perché noi siamo convinti che sia veramente cittadini se conosciamo al 100% i nostri territori. Come si trova la regione Abruzzo quando si parla di politica di coesione? È stato fatto molto dal punto di vista, come vedremo oggi, del sociale. Presenteremo le best practice a livello regionale. È stato fatto molto dal punto di vista della promozione, del turismo e dei parchi naturali, ma dobbiamo fare ancora molto perché ci sono ancora emergenze lavorative. Dobbiamo riservare un'attenzione particolare alle imprese che si aprono alle sfide dei mercati, anche all'estero. Box.